Ha preso il via da Matera, dove ha riscosso un buon successo, pur in presenza di forti concorrenze artistiche, la mostra fotografica promossa dalla SAI per pubblicizzare il valore storico e monumentale dei palazzi che ospitano alcune proprie sedi. Da Bronte, la città siciliana dove Nino Bixio compì efferati massacri, a Volterra, culla dei Cavamonti e degli Anarchici. Sono 19 le agenzie sontuosamente domiciliate e immortalate dagli scatti della fotografa torinese Bruna Biamino. Le hanno chiamate le città della memoria e testimoniano, al di là dell'attuale destinazione assicurativa, un itinerario architettonico e monumentale che va dal XII secolo all'Ottocento. Ed è il secolo più vicino al nostro, è la Magione Materana della SAI, Palazzo Vezzoso, il cuore della City, in Corso Umberto, che si propone oggi con l'immagine dei rifacimenti compiuti negli anni venti. Non sono però gli esterni a dare spessore urbanistico allo stabile, quanto lo splendido giardino interno, sorta di quinta verde che divide il palazzo dal complesso sacro, chiesa e convento di Santa Lucia. Quel giardino che si vede aver subito lunghe offese, ma che sulla strada del ritorno agli antichi splendori. La mostra, si è detto, ha riscosso un buon successo. Chiusa la parentesi materana, inizierà il suo lungo itinerario nelle altre città.